Ciao a tutti amici e benvenuti in Stardew Valley. Ce l'hai fatta anche per questa volta, Matrix. Yes. Come al solito io sono Amon Rouge. Ce l'ha fatta e tu sei Matrix. Bravissimo. Che dire, che ci vediamo subito in game perché siamo già pronti per continuare questo nuovo fottuto episodio. Livello 10, Matrix. Esatto. Qui cosa abbiamo? Troviamo degli stivali di cuoio. Che regalone, ha ricevuto gli stivali di cuoio. Quelli di cuoio che danno difesa più 1 e immunità più 1. Questi ci danno solo l'immunità, quindi. Ok, quindi in realtà potremmo anche venderli con gli stivali. Non si possono vendere. Che sfortuna, volevo venderli, va bene. Sconfitto 10 slime, ora potrai unirti alla Gilda degli Avventurieri. Ole, Gilda degli Avventurieri. Un vecchio sulla sedia. Questo ci vende la spada di legno che se la può anche tenere. Ah no, fa più danni delle nostre. Ma la nostra che danni fa, scusa? Non fa danni. Annientiamo i mostri, sì, già, proteggiamo la valle. 24 su 1000 slime. Ah, queste sono le cose che abbiamo ucciso per ora. Ok, parla con Jill per ottenere la ricompensa. Dai, quando sconfiggiamo 1000 slime. 1000 slime. Jill, torna quando avrai qualcosa da mostrarmi, ragazzi. Cioè, a 1000 slime questo ci dà la ricompensa. Esatto. Vabbè, a questo io comprerei punto la spada di legno. La spada legno, va a fan giro. La spada di arrugginita possiamo venderla? Sì, a 50. Mi almeno recuperiamo qualcosa, no? Oh, là, almeno abbiamo recuperato qualcosina che non fa mai male. Ciao Osvaldo, questa è Marnie. Quella degli animali. Vedi questo cagnolino? No, sì, sì. Lo vedo. Stai calmo. Abbaia. Bello che abbaia il cagnolino. Sì, sì. L'ho trovato davanti all'ingresso della tua fattoria. Credo sia un cane randagio, poverino. Sembra che gli piaccia questo posto. E non pensi che sarebbe bello avere un cane nella tua fattoria? Puoi adottare questo cane? Sì. Sì? Sì, dai. Oh, come lo chiamiamo? Vaniglia. Lo chiamiamo Vaniglia il cane. Bucciato dog. No, ma che Vaniglia lo chiamiamo. Ma al contrario, ma no, scusami. Dai, non riesce neanche a scrivere, Matrius. Ma dai, stai facendo ridere i polli. Vaniglia, ok. Così? Sì, poi okay. Se è un lui va bene. Vaniglia sta bene sia per lui che per lei. Vieni piccolo Vaniglia, farai il bravo cagnolino. Sì, ma come so io i nomi non li sa nessuno. Ok, gli piace il nome Vaniglia. Lei sembra un fagottino, quella tipa lì. Era in giro, chiama, sembra un fagottino. Abbiamo una mail, andiamo sarà a vedere. Sarà qua dentro il cane, eccolo. Eccolo, Vaniglia. Vaniglia, cosa ci facciamo con il cane? Niente. Nulla, è bello avere una compagnia, ogni tanto un bel cagnolino, Vaniglia. Sono Robin. So che ci sono un sacco di rocce sparse per tutta la fattoria. Se hai accumulato troppe pietre, potresti darmele, così potrò costruirti un pozzo. I pozzi possono essere messi dove vorrai nella tua fattoria. Sono molto comodi per riempire nuovamente il tuo annaffiatoio. Passa dal mio negozio con 75 pietre e 1000 G quando avrai l'occorrente. Cioè, ma perché Robin gli dobbiamo portare oltre i soldi anche le risorse? E soprattutto, soprattutto per fare un pozzo qua, un laghetto, perché che noi andiamo qua, c'è un bel laghetto qua, comodo. Vai qua, tac, riempito. Ecco Matteo, già che ci sei, bagna al campo e pianta anche i 4 fiori che hai nell'inventario, già che ci sei. Va bene. È un nuovo giorno, bensì l'undicesimo giorno per la precisione. L'undicesimo. Lettera, andiamo a vedere la lettera. Chi l'ha vista? Ho perso la mia accetta preferita. Se la ritroverai, per favore, riportamela il prima possibile. Mi costa molto lavorare senza. Offro 250. Robin ha perso l'accetta. Robin è quella che ci vuole fare la casa e tutto. E dobbiamo portargli a tre. Se troviamo l'accetta, gliela diamo. No, altro che non la possiamo accetta. Usare. E allora, qua c'è la roba da raccogliere. Ah. Oh, c'è anche il cane. Ok, abbiamo raccolto le patate, praticamente. Patate e... Chi è? Guarda, adesso... Ha parlato lo spaventapassi? Non ho ancora incontrato. Ah, perché lo spaventapassi riparla? Sì. A quanto pare sì. Questo gioco è strano. Vedi? Noi abbiamo piantato. Quanti erano? 15 ci ha dato 15 18 semi... patate, di cui 19 patate. Ok, prendiamo le altre piantine che non sono ancora cresciute. Esatto. Va bene, poi andiamo a recuperare i semi. Però cosa compriamo? Sempre patate? Adesso vediamo che cosa c'è. Vediamo che cosa c'è, perché
Potremmo fare un po' di patate, un po' del resto. Wow, avviso? Richiesta aiuto, cerca di cacciatore di slime per eliminare 8 slime verdi nella miniera. 850G, accettiamo. 480, sì, non 840. Sì, va bene, ok. Ieri era il compleanno di Ma chi se ne frega? Ah, c'è il festival tra due delle uova. C'è il festival delle uova. Molto bene. Vai, vai, Matreus, vai. Allora, ci abbiamo allora, i semi di pastinaca. Che fanno schifo. Esatto. Il kit di fagiolini. I semi di cavolfiore. I semi di patata. Diciamo che danno 50, ma non sappiamo quanto. No, costano 50. Sì, costano 50, ma non sappiamo quanto li vendiamo. In teoria, li vendi a un bel po'. Interessa il resto, non ci interessa. Questi qua li c'è solo le comprare. Patate. Praticamente mi stai dicendo che possiamo fare solo le patate. Direi di sì. Cioè, questo, il zucchero. Forse il cavolfiore, magari, ma costa un botti, non so. Quindi andiamo di patate, però. Direi. Ah, spendi tutti i soldi. Quanti ce ne dà? 20, 20. Una ventina. Facciamo di più, dai, vai, vai. Vai, 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 vai. 25, vai, 3. Vai. 29, non ci stanno 30. Non possiamo 30. Va bene, 29 comunque è buono, dai. 29, sì. E andiamo da Gunther adesso a consegnare. Adesso andiamo le da Gunther. Signor Gunther, le dobbiamo donare al museo. Dove lo mettiamo? Allora, il bimbo lo voglio vicino alla gallina. E poi quello lì sopra, sopra. Barilozzo, vieni. Oh, nuova ricompensa. E poi lì, questo qua, sempre lì, in quella zona lì. Questo qua è un minerale, mettiamolo qua, lì, dai, poi ci sono lì. Tutti i minerali da dargli. Perfetto, dov'è sta ricompensa? La ricompensa la prendiamo prendi qua. Prendi le ricompense, ci dà 9 semi di cavolfiore. Fantastico. Perfetto. Fantastico. Meglio quindi, di così non si esatto. poteva. Quindi adesso andiamo a piantare. E vai a piantare, Matreus. Allora, aspetta prima. Possiamo fare forse il fertilizzante? Serve la con resina. Con due di resina potremmo anche... Perché il fertilizzante fa crescere prima le piante? No, no. Fa crescere meglio. Ah, già, aumenta, ma è detto l'altra volta. Esatto. Vedi che noi abbiamo il corallo, ad esempio, con la stella sì, che abbiamo argento. Recuperato in spiaggia, possiamo avere anche le patate così. Le patate, cose così... Un po' di fertilizzante, questo va messo prima di piantare o dopo? Adesso prima. Lo vediamo. Prima di piantare. Prima metti tutto il fertilizzante. Ok. Casino che fa sto cane. E poi si mettono le patate. Ovviamente dobbiamo anche... Bagnarle. Bagnarle, ma soprattutto mettere anche di più. Cioè, sì, appunto, arare di più. Mi viene al termine. Il cavolfiore lo mettiamo di qui separato... Perché il cavolfiore che ci ha dato Gunther. Esatto. Sì. Perché se ci va di fortuna può farci un cavolfiore di quelli grossi. Al mega cavolfiore. Il mega cavolfiore. Fantastico. Che esce un cavolfiore grosso 3x3 qua. Cioè enorme praticamente. Enorme. Cioè, si vende tanto. Perché alla fine l'obiettivo di questo gioco è fare i soldi. E se non hai i soldi non fai nulla. E noi ovviamente adesso siamo ricchi perché abbiamo ben 10 cocuzze. E con 10 cocuzze non neanche possiamo neanche di comprare dei semi. Però va bene, adesso comunque contiamo di farli. Adesso poi anche le altre piantine nasceranno, quindi magari siamo fortunati. E 8 slime. Esatto. Siamo andati a caccia di slime e ne abbiamo presi 8, giusto per completare la missione. Non è che siamo andati in profondità nelle miniere, che credo che lo faremo un po' off camera, un po' sì, boh, adesso sì. vediamo. Però era giusto per completare la missione. E andiamo a dormire. Vediamo, attenzione. Lotta nuova ricetta di creazione, l'anello resistente, che aumenta la salute di più 5 o ti dà no, bonus di più no, 5? Non so. Vediamo le patate, sono 1680. 1440 e 100. Ok, per cui ci ha dato 1440. Diviso 18 fa 80. Le compriamo a 50 l'una, ma contando che c'è il fertilizzante, questa volta dovremmo guadagnarci un pelo più di soldi. Infatti esatto. la patata quella argentea ci ha dato ben 100, quindi 20 in più rispetto a quell'altra. E quindi presuppongo che quella stella d'oro magari 120. 120. Magari di più. Va bene, comunque. E poi ci ha dato 51 per la carne di mostro e lo slime. Poi ci ha dato 100 per il corallo. Alla faccia il corallo. Totale 1831 più 10, 1841. Bella. E ora che abbiamo fatto la missione degli slime, bisognerà anche andare dal sindaco Lewis. Esatto. Ciao Osvaldo. Domani celebremo il festival dell'uovo in piazza. Dovresti venire tra le 9 e le 14 se vuoi partecipare. Non vorrei perderti la caccia all'uovo annuale, vero? Il sindaco Lewis. Ovviamente no, sindaco. La Pasqua.
La famosa Pasqua. Dopo, prima aspettiamo il sindaco fuori dalla porta. Cioè, mentre stiamo aspettando davanti a casa del sindaco, stavo dicendo due cose, ma tre. Uno è il rumorino qua, che sembra uno che ha il cesso a pisciare. Esattamente. E due è, come cavolo fa il furgone a uscire da quel posto lì? Deve fare 8.000 manovre. No, direttamente giù nel fiume, poi naviga. È scandaloso. Dai, che sono le 8.30, che quello vai. Là, che sennò scappa via sto sindaco. Eccolo, eccolo lì, qua. Buongiorno. Ecco. Oh, Osvaldo ci ha aiutato con il nostro problema di slime, grazie. Ah, lo sa già, cioè neanche se... Spero che non sia stato troppo difficile. Quegli slime possono essere pericolosi se affrontati in gruppo. Ci siamo accorti. Ora, grazie a te, i lavori di speleologia saranno meno rischiosi. Ecco il tuo compenso. Sgancia la grana. Oh, sindaco, sgancia la grana. Sgancia eccolo la qua. Grana. 480. 480. Vai, grande, che sganci la grana, sindaco. Come sempre, e adesso torniamo a fare il nostro orto. Intanto Matteo si è schiantato contro. No, sta cercando. In questo gioco, una delle tecniche è raffare. Devi raffare in giro dappertutto. Dappertutto. Devi raffare in giro dappertutto. Ma abbiamo deciso, Matreus, cosa sì. Abbiamo deciso di pure? Investiamo. Investiamo. Cioè, nel senso, non è che investiamo qualcuno in macchina. Investiamo... Investiamo in semi. Lui, Peter. Peter. No, investiamo comprando semi di patata. Ne vuoi prendere altri? No, basta, 30. Dai, 30 va bene. Però stavolta ci teniamo 821, che non si sa mai se magari ci serve qualcosa. Magari ci rapiscono. Esatto. Possiamo... Però ci saranno quelli, adesso li andiamo a piantare e innaffiamo tutto. E vai a piantare, anzi, prima a fertilizzare e poi a piantare e ancora. Poi mi manca una fila. Vai ancora. E vedete ora? Vedete come l'orto si sta ingrandendo, cioè Matreus. Quanto si sta ingrandendo questo orto? Quanti soldi ci farà fruttare questo orto? Ecco, Matteo stava dicendo una cosa ultra sensata. Cioè, una cosa che gli sta altamente... A me mi sta altamente sulle scatole quel cane lì che continua a abbaiare. Per quale motivo, non si sa. No, ecco, a parte quello... Che va a sbattere contro i sassi. Cane stupido quello lì. Ma l'altra cosa è che, purtroppo... Ora, l'annaffiatoio, non ci basta più una innaffiata per tirare su tutte le cose. No, non ci basta... Cioè, per bagnare tutte le cose. Un annaffiatoio riempito. Esatto, perché praticamente adesso, come state vedendo, non ci basterà mai. Dobbiamo riempirlo ancora, guarda che è andato contro spaventapasseri. Ma come... vabbè. Ma perché? Cioè, vorrei dire un'altra cosa, mentre amici, cioè... Uno, il suono che assomiglia di uno che ha il cesso a pisciare ancora anche qua, ma va bene. Il cane va bene, ma la seconda cosa è, ma Matreus, quando innaffi le piante del giardino, quando innaffi 6 o 7 piante, cosa fai? Stramazzi al suolo? Io sì, sì. Perché qua il personaggio per innaffiare 20 piante quasi stramazza al suolo, È una roba ovviamente pazzesca. Vabbè, detto questo, vendiamo anche le altre cose. Sì. Un po' di... Abbiamo raccolto il corallo in spiaggia. E possiamo fare una cosa che ci hanno dato. La fornace. Che ci serve? 20 di rame grezzo. Tutto e 20 questo di pietra. Questo. Ok. Olè. Grande Matreus. No, non lì, dai. Ah, va che lì, il cane ci sbatte contro. Ok. E nella con fornace... 5 minerali e un carbone, okay. C'è un'esplosione nucleare. Sta fornace è troppo... un'esplosione nucleare. Sta tra fornace. Un po' ci ridarà il minerale. Tra un cotto. Po' quanto? Fra 26 anni. Cioè... Ah, non possiamo metterli tutti dentro assieme? No. Cioè, è a mano, cioè una volta devi mettere una alla volta. Vabbè, scusami, vuoi... devi piantare le cose a cioè, mano. Vedi, ok, ce no. Le ha date. Sentite, vai. Ma che c'è sto rumore? Ma poi quanto ci impiega a fare sto lavoro? Ma perché non... Ah, ma che fastidio che dà il cane! Ma la coda di un cane batte per terra non fa sto caso. Ma detto questo, ma... Senti se cammino pure ma io. Ma non puoi fare tipo un hopper e filare niente, proprio a mano così grezzo. Vabbè. Però puoi fare ad esempio una fila immensa e fare tutto. Ah, è notte e questa notte abbiamo guadagnato 180 e basta. E basta. Però sono soldi investiti, sono soldi investiti. Ora però, quello che mi chiedevo io è, Matreus, c'è un modo per innaffiare il campo senza perdere, sì, stramazzare c'è al suolo? C'è...
Sì, senza stramazzare al suolo, cioè. Vabbè, comunque, ciao Osvaldo, come stai tesoro mio? Mi manchi tantissimo. Spero che la vita di campagna sia come hai sempre sperato. Ciao amore, la mamma. Ti mando i tuoi... No, mamma, dove sganciare i soldi? Che biscotti preferiti? Ma spero che questi biscotti ci diano un po' di... Sì, ce li dà un po'. C'è il cane che ci sta pisciando sulle... sulle verdure. Poi... Buone, con cima, sì. Vedrai con che cima. Patate che escono fuori. Il fiorfiore di Stardew Valley di patate. Olè, ecco il festival dell'uovo. Questo, se avevamo più soldi, ci vendeva i semi di fragola. Ma abbiamo dei soldi, Danno tanto. Ma ci abbiamo i soldi. Li compriamo. Beh, certo, siamo qua apposta. Possiamo... A tutti, c'è cioè io per soldi. Vabbè, tutti. Va bene, ok. Semi che di costano fragola. 100, sono... 100, sì, ma se devono rendere per... 8 giorni, 8 giorni. Cioè, devo rendere 8.000 questi semi di fragola. Pensi che siano tutti pronti per andare... Cioè, perché me lo chiede a me il sindaco? Io che ne so, io se sono tutti pronti. Va bene, iniziamo. Sono tutti con noi. Vai, iniziamo. Cosa si deve fare qua, Matreus? Cercare le uova nascoste. Bisogna cercare... Ma perché giochiamo con i bambini noi? Vabbè, è il momento del clou della festa. La caccia alle uova. Calma ragazzi, avrete bisogno di tutta la vostra energia se vorrete trovare più uova di tutti gli altri e portarvi a casa un premio esclusivo. Beh, siete pronti? Sì, sindaco, 3 ore, sono diventato vecchio a aspettare te. Che la caccia alle uova abbia inizio. Ah, proprio fischio così, tempo 50. Eccola qua, una. Ah, una? Ma tra l'altro è incredibile, ma come hai fatto a vederla? Ma i bambini vanno lenti. Due, ma non posso lenti. Prenderla. Tre qua? Ah, di là non puoi prendere, sì che puoi prendere, basta che fai il giro. Linee 4 del cespuglio, il cespuglio 4. Qua dietro qua, questo qua non è uno. Qua ce ne sono due. E l'abbiamo fregate. Cioè, ma eccolo lì dietro, lì verso la fogna. Siamo nettamente in testa, cioè, adesso non so gli altri. Lì, quello lì non è nuovo. Sì, è nuovo, va. E la mocciosa là è andata a prendere. Davanti alla macchina ce n'è uno. No, non è nuovo. Però dietro questo lì sì. Questo qua è nuovo. Sindaco, oh, dietro la macchina non l'avevo visto quello lì. Wow, 9 uova. Ma sono solo qua? 10, eccolo. 2, 1, 10. 10 uova. Cioè, dovrebbero 10 uova. Essere abbastanza. Vediamo un po' la situazione, Matreus. Vediamo se sei stato. 10 uova. Vediamo un po'. Wow, quante uova. Se voi ragazzi cogliete tutti i rifiuti con la stessa foga, avremo la città più pulita di questo lato del mare della Gem. Se anche tu non spendessi soldi in altre cose, forse la città sarebbe più bella. E adesso il vincitore della caccia alle uova di quest'anno... Osvaldo! Osvaldo! Grandissimo Osvaldo! Vincitore, ecco il tuo premio, goditelo! Un cappello di paglia e con questo finisce il festival dell'uovo di quest'anno. Grazie a tutti per aver partecipato, sindaco. Ma vai te ne via il cappello di paglia. Però possiamo mettercelo. Sì, sembriamo più contadini. C'è qualche must o fresco e leggero, il preferito dei contadini. Oh là, ma che bello, ma che belloccio. Possiamo andare a dormire. Ed è un altro giorno. E prima di chiudere il video, Matreus vorrebbe piantare le piante di fragola. E quindi tira giù degli alberi perché la resina. Perché ci serve la resina. Esatto. E vai con le fragole, Matreus. Poi dobbiamo bagnare tutto. Oh, guardate qua che bel. Devo dire che sta uscendo veramente bene, però. Sì. A parte la... Secondo me è un po' la cavolata dell'innaffiatoio che... Che sì, ti ciuccia tutte le risorse. Però, potenziare. Però dobbiamo potenziare. Tutto questo lo stiamo facendo per raccogliere soldi. Per ovviamente costruire il vari pollaio, migliorare la casa e altre cose. Cioè, quindi è tutto a favore. Cioè, è una spesa di soldi. Perché adesso abbiamo 161. Ma poi sperando che quando crescono queste piante qua ci diano tanti bei dentini. La primavera quant'è che dura? 30 giorni? Sì. 30 giorni ogni stagione dura. Sì, esatto. Cioè l'anno non dura 365 giorni. No, dura 120. 120, va bene. Ok, allora amici, mentre Matteo si annaffia, vi dico che per questa puntata è tutto. Più. Mi raccomando un bel like, un commento e una condivisione da Amorouge e da Matreus. Ci vediamo al prossimo fottuto video. Ciao a tutti. Ciao.